Partiamo dalla stagione 1991-92, 29 settembre, Pescara di Galeone che poi riuscì a conquistare la promozione in Serie A, la sua seconda promozione, il gol vittoria, Righetti e Bibi per Pagano, due passi in aria e poi il rasoterra ad infilare, a superare il portiere della Venezia. Qui siamo invece il 16 ottobre 1994, si giocò sul neutro di Francavilla, l'eroe della giornata in quel pomeriggio, Morgan De Sanctis, la prima da titolare, soltanto 17 anni, il gol vittoria firmato da Baldi, stop e conclusione con il sinistro, nulla da fare per il portiere del Venezia, allenato in quella stagione da Gigi Maifredi, ma sale in cattedra proprio Morgan De Sanctis. Qui c'è l'espulsione di Massimiliano Farris che si oppone con il braccio al colpo di testa di un difensore della Venezia, in 10 uomini, calcio di rigore, Vieri batte ed è bravissimo Morgan De Sanctis ad intuire, poi verrà fischiata la carica sul portiere, dunque grande eroe di quella giornata Morgan De Sanctis, alla prima partita da titolare in Serie B, aveva esordito la settimana precedente a Piacenza in corso d'opera in sostituzione dell'infortunato Cusin, e qui si oppone al gran calcio di punizione di Vieri. Qui siamo nel 95-96, la Venezia in vantaggio, la punizione di Tramezzani, la deviazione di Parlato, nulla da fare per De Sanctis, 24 settembre 1995, il pareggio di Gian Natale ispirato da un tocco molto intelligente di Andrea Carnevale, 1-1, e poi ancora Carnevale che controlla, e il suo destro che va a timbrare la traversa della porta veneta, si chiude il primo tempo sull'1-1, poi esce Baldi, entra Ottavio Palladini, l'uomo della provvidenza, ma c'è anche in questo caso un'espulsione a carico di Traversa, fallo su Pellegrini lanciato a rete, Martino Traversa viene dunque espulso dal direttore di gara, ma il Pescara ciononostante riesce a trovare il gol della vittoria ed è un grandissimo gol al volo, il destro poderoso di Ottavio Palladini, Pescara batte Venezia 2-1, era il 24 settembre 1995, il Pescara di Franco Oddo, campionato di Serie B. Rivediamo dunque questa marcatura di Palladini, questo gol meraviglioso, 11 aprile 1998, Pescara-Venezia 2-1, il Venezia alla fine di quel campionato riuscì a centrare la promozione in Serie A con Novellino in panchina, la gran parata di Bordoni all'incrocio dei pali su una conclusione di un giocatore del Venezia, poi il vantaggio del Pescara, il sinistro a giro bellissimo di Michele Zanutta, difensore centrale del Pescara, allora allenato da Adriano Buffoni, che era subentrato Maurizio Viscidi, stagione 97-98, e l'appareggio momentaneo del Venezia sotto misura Svok, gran giocatore, gran centravanti dell'epoca, tra l'altro commentatore di DAZN quest'anno, e il gol partita, il cross di Moretti, la palla resta lì, era un rapinatore delle aree avversarie, Giovanni Pisano che regala 3 punti al Pescara di Adriano Buffoni, 14 settembre 2003, Pescara batte Venezia 1-0, il gol molto bello ancora una volta di Ottavio Palladini che riesce a superare in pallonetto, con un pallonetto calibrato, il portiere del Venezia Soviero, poi c'è il rigore molto dubbio, un fallo di mano fischiato ad Antonaccio sul punto di battuta Islas, grandissimo l'intervento di Saul Santarelli che riesce a salvare porta e risultato, poi ancora Venezia con Grassadonia, la respinta sulla linea di Ottavio Palladini e poi all'ultimo respiro Fantini, occhi negli occhi con Saul Santarelli che compie un autentico miracolo, era il Pescara di Iaconi sostituito in quella circostanza da Antonio Di Battista, dunque una vittoria per Antonio Di Battista che è ancora parte integrante del progetto biancazzurro, Antonio Di Battista che sostituì Ivo Iaconi squalificato nella circostanza, e fu anche la prima partita in biancazzurro, e lo vedete qui nell'intervista dell'epoca di Carlo Luisi, una grande prestazione da parte del centrocampista pescarese. Questo invece è l'ultimo precedente, 28 dicembre 2017, dunque un anno fa, il grandissimo gol di Luca Balzania, quasi sui titoli di coda.